Presidente Cadoni, la sua presenza qua è molto importante anche dal punto di vista simbolico. Qual è il sostegno della Federazione Italiana Gioco Calcio? Ma a prescindere dal fatto che sia presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio regionale, l'iniziativa è un'iniziativa lodevole, per cui benché fatta con un'altra federazione non è nessun problema, anche perché si parla di nazionale sarda. Per cui si tratta di un qualcosa di molto importante che sono convinto che partirà con partita sotto la buona stella e sono convinto che avrà un risalto molto importante. Abbiamo visto che tra gli endorsement, diciamo così, ci sono quelli di importanti giocatori, oltre che tutto lo staff tecnico, a partire da Bernardo Mereu con tutta la sua esperienza in panchina. Dal vostro punto di vista quale sarà il sostegno oppure l'approccio a questa realtà? Ma guarda, io non ho dubbi sul fatto che questa iniziativa che partirà molto bene, avrà un futuro importante, sono convinto che saprà aggregare, io sono convinto che tutti i calciatori di Serie A, Serie B e Serie C e i nostri regionali risponderanno presenti alla chiamata del mister Bernardo Mereu, che tra l'altro Bernardo Mereu è motivo di assoluta garanzia di un progetto importante. Ho visto che ha scelto anche tutti i suoi collaboratori, dal vice suo ai preparatori atletici, tutte persone che conosco molto bene, che tra l'altro molti collaborano con me. È uno staff di assoluta qualità. E i ragazzi sardi risponderanno presente perché noi abbiamo come indole quella di unirci, di sapere rappresentare la nostra terra, di aver desiderio della nostra terra, per cui tanti calciatori che sono fuori oggi non vedono l'ora di poter partecipare a questa famiglia. Bernardo ha detto se arriveranno 40 ragazzi ne dovremmo scegliere 20, se ne arriveranno 10 dovremmo scegliere altri 10. Io sono convinto che saranno tantissimi coloro che risponderanno presente a questa chiamata e io sono convinto che si faranno anche ben rispettare. Non conosco il valore delle altre squadre, ma sono convinto che potremo rappresentare una squadra sarda, una nazionale sarda vera, molto molto forte. Ecco, dal punto di vista tecnico questo è un po' anche quello che diceva lei, sia l'appoggio da parte di tutti i giocatori professionisti che hanno subito dato l'ok. In conclusione, ha la sensazione che forse manchi un sostegno maggiore a parte la politica regionale, in generale, la politica quella diciamo ma vera. Io sono convinto che la politica appoggerà questo progetto, il progetto di unità regionale, in questo caso sportiva e calcistica, è appena partito, però sono convinto che questo è un progetto che sicuramente piacerà anche a chi governa politicamente. E lo farà sicuramente seguendo quello che è il loro percorso, un percorso importante, un percorso di serietà. Adesso inizieranno i raduni, poi inizieranno le partite, poi andremo a fare gli europei, rappresenteremo la Sardegna. Orgoglio tutti noi, per cui voi mi dite perché la sua presenza qua, perché io sono sardo e chiaramente sarò il primo tifoso di questa formazione.